Complimenti Carlo, complimenti. Carlo Lazzotti, direttore di TS, buongiorno. Buongiorno caro Flavio. Complimenti alla tua redazione, Beh sì, per il corsaro russo senza dubbio. Guarda, 2.80 in prima pagina, anche insomma anche noi ieri avevamo diciamo suscitato dei piccoli insomma, c'era sorto qualche dubbio su questo 2 fisso, insomma rischioso. Invece complimenti, perché di fatto il 2 non è mai stato in discussione, addirittura 2 primo tempo anche. Sì, vero. Tra l'altro con lo Zenete, che ha rischiato anche, tra virgolette, di raddoppiare poi nel finale, un Milan un po' troppo evanescente, insomma, la squadra rossonera ha già deciso, insomma, che da qui poi a metà febbraio si dedicherà esclusivamente al campionato. Anche perché la partita di ieri non aveva una valenza che fosse una, cioè non c'era neanche la motivazione di una possibilità su 100 di arrivare magari primi, no, non ce n'era, cioè sapevi che comunque sarebbe andata a finire, saresti arrivato secondo, ecco, quindi il tuo girone di fatto si era già chiuso. No, poi se Allegri avesse avuto in rosa qualche giocatore del 96 o del 97 l'avrebbe messo dentro. È entrato a un certo punto Patagna? Sì, no, vabbè. Classe 95, peraltro, beh, come che l'abbia pescato nei giovanissimi alla fine. Come Romagnoli, guarda, noi ce l'abbiamo in rosa di prima squadra, Marcos 94, Romagnoli 95. Ci credi a Balotelli al Milan? Perché ti leggo il titolo della Gazzetta dello Sport: Berlusconi chiama Balotelli, l'arrivo di Mario al Milan non è un sogno, ha detto il presidente. L'uscita del City di Mancini da tutte le coppe può dare una mano alla trattativa. E ti chiedo anche di un giudizio sulla prestazione del Manchester City. Tu ieri ti chiedevi, a proposito della partita di Dortmund, bisognerà vedere se il City tiene o meno alla permanenza nelle coppe. Se queste coppe sono Europa League, direi che la risposta è no. È vero, ha preso molto del suo allenatore, poco dell'ambiente, insomma, inglese, per cui Mancini secondo me ha pensato giustamente che se vuole rivincere il titolo in Inghilterra il giovedì è meglio che sta a casa anziché andare in giro per il mondo. E io continuo a dire, da un certo punto di vista va bene così, alla fine è come dargli torto. Non mi sorprende proprio per questo, perché alla fine l'Europa League, per come è fatta, è una seccatura. Una seccatura straordinaria che può essere invece importante per una squadra di medio livello, dei campionati più importanti, di medio-alto livello magari. Per esempio lo Zenit già. Ma lo Zenit, guarda, forse è nella stessa situazione, perché poi a Spalletti chiedono ovviamente di dover rivincere il titolo russo. Io faccio ad esempio uno Schalke 04, ecco, lontano anni luce dal Bayern, sa che già che non vincerà mai questa stagione di Bundesliga, perché tanto è già segnata. E allora altri obiettivi non ha, fermo l'esatto che ha vinto il girone, quindi è passato come primo nel gruppo B anche davanti all'Arsenal. Esatto. Però dico, quello è il livello di una squadra che può accontentarsi di fare un percorso. Il Chelsea, ecco, di questa stagione, se poi Juve e Shakhtar pareggiano questa sera, magari potrebbe dire sono fuori dal giro del titolo in Inghilterra. Dopo aver cambiato allenatore, magari posso fare una bella cavalcata in Europa League. Sì, anche lì poi. Però è una coppa che non interessa. Diventa poco. Il terzo posto, cioè ti interessa magari più il terzo posto per rientrare in Champions l'anno successivo che andare a giocarsi la competizione europea, nel caso del Chelsea, per esatto, esempio. Oppure quello di andare a cercare fortuna nell'Europa League, perché magari alzare la coppa, come è successo all'Atletico Madrid per 2 anni. Dal lustro, chiaramente, no? Però, come no, come ecco, no. L'Atletico Madrid è l'esempio più calzante, cioè una formazione che sa che non può vincere il titolo in patria, ma che magari si impegna poi per avere qualche cosa in più all'estero. E intanto qualche coppetta se la sono messa in bacheca, perché poi vai a giocarti a Monte Carlo la Supercoppa Europea, insomma, ci hanno capito qualcosa. L'apertura è sulla Juventus, l'apertura della Gazzetta dello Sport, poi mi devi anche la risposta se credi a Balotelli al Milan. Sì. Ci credi? Sì. Ok. Proprio la stessa ragione, perché il City oggi sono troppi adesso là è Mancini al momento, per cui Mancini si è stancato di Balotelli. E poi sono tanti là davanti, insomma, si è stancato Mancini gli preferisce probabilmente 3-4 attaccanti prima di lui, e ovviamente diminuendo le competizioni adesso, insomma, qualcuno dovranno darlo via. Ma guarda Flavio, c'è una statistica molto interessante della scorsa settimana, cioè c'è ancora perché è ancora viva ed esistente. E praticamente sia che si giochi in casa che fuori, sia che si giochi da più un minuto, sia che giochi quando entra ad un certo punto a metà partita, la percentuale realizzativa di Edin Dzeko è sempre la stessa. Cioè praticamente lui ogni 3 partite fa un gol a prescindere. Sì. Quindi
gioca da più minuto all'ottantesimo. Lui, tu sai che Dzeko praticamente, anzi forse anche qualcosa di meno, ogni 2, qualcosa. Balotelli invece è il giocatore della Premiership che ci ha messo più tentativi a rete, credo 30. Oltre 28. Sì, 30, al 31esimo. Ecco, una trentesima, per fare gol. Sì, sì. E anche quello è una cosa che alla fine fa la differenza, perché sì, perfetto, gli fanno i cori nella curva del Manchester e tutto quanto, poi però il rendimento è quello. Sì, poi ci sono anche, insomma, Sergio Aguero, c'è Tevez e ovviamente le tantissime mezze punte. Anche lì, infatti, un'altra statistica, se Tevez e Aguero partono al primo minuto, il City vince sempre. Quindi anche su quello Mancini ormai lo sa, per cui si affida anche a quello. Sempre con la coppia. Certo. L'apertura è sulla Juventus. Il tuo posto è tra le grandi. Il titolo non riesco a leggerlo, mi perdonerai, Carlo. Perché è un incitamento, capito? Possiamo anche evitare. Ok. Match decisivo per i bianconeri in Ucraina contro lo Shakhtar. Per superare il turno basta un pari, però Buffon ordina, bisogna arrivare primi nel girone. Ultima di Conte ai box e Lucescu lo provoca, impari anche a tacere. Tu credi al biscotto? Pensi che la Juventus possa arrivare prima, quindi vincere in Ucraina? O pensi che la perda e il Chelsea, battendo il North Zealand, potrà avere ancora una possibilità di proseguire il suo cammino in Champions? No, io penso... pareggio. Credo al pareggio, che poi magari non sarà un biscotto, poi sarà sudato, poi sarà finto... finto serio eccetera, però ci credo, perché alla fine conviene, è la cosa che conviene a tutti senza farsi male. Poi Lucescu è un vecchio colpone, quindi i nemici non se ne fa, insomma. Beh, insomma, ieri è stato abbastanza, parla di tutto per dire, vedete, non è stato voluto, in realtà poi era come il Danimarca-Svezia quella volta agli europei. Beh, quella fu brutta, però è un bel 2-2, 2-2 è il risultato che non si verifica. Come fai a dire che è un 2-2 e poi vai? È vero, no, come fai, infatti non l'ho fatto. Poi invece andiamo al Corriere dello Sport, perché ci siamo occupati poco della Roma e anche della Lazio ieri, poco, insomma, non a sufficienza, avevamo degli approfondimenti da fare. E l'apertura è Moratti lo tito, lite su Diakité. Sorrido per il semplice fatto che fa ridere la risposta di Moratti. La sfuriata nerazzurra. Moratti ha detto: lo tito dice che il giocatore ha già firmato con l'Inter. Cado dal pero, non so neanche di chi parliamo. Se continua, mi arrabbio. Fanno ridere questi battibecchi. Abbastanza, sì. Anche perché poi, insomma, sì, il giocatore è interessante. Poi è un prodotto praticamente del vivaio bianco celeste. No, buon difensore, come no. Però insomma, che ci sia addirittura questa lite furibonda su Diakité. Questa è l'apertura. Invece sulla Roma la troviamo in taglio alto sotto la testata. De Rossi, se ti squalifica Zeman, questo è il titolo. Dopo 3 turni di stop, Daniele è pronto, ma senza di lui la Roma ha sempre vinto. Tu che cosa faresti a centrocampo, Carlo? Et anche in attacco, perché confermando Pjanic nei 3 d'attacco, poi evidentemente libereresti un posto in mezzo. A me Pjanic alto non è che sia piaciuto, dico la verità, e tanto la mela ancora non è pronto, per cui si gioca in casa, si può anche provare a rischiare a riproporre il tridente tra virgolette pesante con Totti destro e Osvaldo.